Salve a tutti e bentornati su Promo Spada con la nostra Tradelock, qui è King Nick e il nostro obiettivo è raggiungere la quinta palestra oggi. Se ci arriviamo. La cosa che dovremo fare soprattutto sarà adesso fermare quel coglione di Bit e andare. Kaido. Questi Pokémon stavano bene. Sì. Possiamo usarli tutti. Lui l'abbiamo avuto adesso. Speriamo bene. Iniziamo. Andiamo. Sto pensando, dovrebbe averli folletto, quindi mettiamo davanti Corviknight, anche se in realtà potremmo mettere davanti Venusaur col veleno. Sempre in tempo a cambiarlo. Scusi, lei che sta facendo? Thor. Il presidente sarà alquanto felice quando vedrà tutte le tue stelle che gli porterò. Copper Raw. Se davvero sei poco consente rosso, dovresti sentirti andare a cercare le tue stelle per lui. Su, impegno. Scusa, tu che cazzo stai facendo? Di nuovo tu. So cosa hai in mente. Vorrei trovare tantissime delle sue stelle per ringraziarti, presidente. Buona tattica, ma non funzionerà. Non te lo permetterò. Pensi di sconfiggermi. Tu e la tua. E la mia pelata. Pensi di sconfiggerla. No. Non mi ricordo il veleno se fa male lo psico. Per tempesta, dai. Quasi. Con questo mi sono fatto una più precisa delle vostre capacità. Che ti sto quasi per arare. Così, chiedo per un amico. E che un altro. Ma sì. Va benissimo. Dovrebbe perdere, ma no. Forse sì, forse rimane in vita. Beh. Così non usa questo arancione. Va benissimo. Sì, Snorkio ci piace, è un bello 80. Posto è quasi quasi di morso. Ma in realtà perché ho sia morso che morti fuori? Però non mi ricordo. Porto morti colpo, dai. Non vedo, no, voglio fare qualcosa. No. Dobbiamo diminuire l'attacco. Difesa speciale. Perché li fanno da qui? No, senso. Bravo di più. Per tempesta è. Ah, ecco perché. Ah, facciamo di veleno shock. Tanto lo cura. No? Bene. C'è una lista di difesa speciale, arriverà un qualcosa in faccia fortissimo.
Lurantis non continuiamo perché abbiamo imparato che è il Ponica di Gala, che noi non siamo stronzi, però è ancora psico probabilmente, non è ancora... però ce l'ha un po' psico, poi ci sarà la variazione in colletto, ne dovremmo quasi quasi mettere in realtà... non mi ricordo cosa più forte di... non mi viene uno shock, intanto ormai abbiamo insegnato... Lo cambiamo adesso, Coltinella. Recuperato tipo 3. Cosa terribile. Ti cambiamo, vai. Mettiamo T-Bull. Solo che sicuro ci tirerà qualcosa di tipo... colletto ci farà male forse, vediamo. Sì, dai, vinci. Presagio, ora prevedisce. Ah, c'ha paure. Mi ricordo quale fa più male. Forse ora no. Riduciamo gli attacco speciale. Diciamo di proprio la vita molto bene. Ci ha fatto bene a fargli con la rabbia. Ovviamente la sua difesa normale era diversa, però grande Tibul, bravissimo. Non penso proprio. Adesso che subisci e stai zitto è anche parecchio. Ora buttiamo sul muro. Apriamo la bocca per parlare, vabbè. Ah, malissimo, però sì, l'apriamo, dai. Che vigliacchi comunque. Io si sapevo dovevano cadere a un certo punto. Tanto sta scena non la potevamo ignorare, quindi adesso ste cutscene, ci sei climatizzatore perché fa veramente caldo.
degli anni. Fortuna. Ok, posso tornare a casa? Sì. Allora. Curve pericolose. Curami. Sì, quasi quasi ci andrei. Che volevo fare? Aiuto? Oh, niente. No, guardare gli oggetti. Sì, avevamo recuperato un po' di pozioni, iperpozioni. Vediamo un po' se ce le vendono le iperpozioni a sto punto. Direi una ventina, tanto ormai useremo solo queste. Antidoto ne abbiamo. Un'antiparalisi e un'antiscotatura. Vendevi qualcosa del giorno? No, tu compravi. Offerta di oggi? Una teiera rotta, no? Intanto non penso che useremo molto la cosa. Mi hanno mandato un audio, ovviamente. Sono molto importante, quindi procederò un attimo senza audio. Che con una mano sola faccio fatica a fare le cose. Dovrebbe essere normale o folletto. Nel caso il veleno shock sarebbe la soluzione migliore per comunque. Era folletto. Sinistì è spettro, ti direi Corvi Knight con vendetta per toglierceli abbastanza velocemente. Giusto, Petro.
prima battaglia non si sa nulla. Ritardato è il coso, no? È il buio che viene picchiato dallo spettro. Potevo tenere anche nella sauna. Vabbè, Siotic no, continuo all'aria. Esatto. Aveva l'aria di un letto diverso. Nel caso l'acciaio dovrebbe fare male a prescindere, perché è scappato. Poi anche per Colbecco, vabbè. Però io volevo passare di qua, ma mi sa che non si può. Ecco perché sono stronzo io. Da dove devo? Oh mio Dio. Non mi polvere, va bene. Quindi lei, da dove... Sta a destra. Però c'era, sì, c'era un passaggio. Ma io sono arrivato da qui, aiuto. Mi perderò. Ah, di qua. No, ignoratemi. Gran radice, ottima mossa, ottima cosa. Lo diamo. Hai preso un fastidio al naso. È finita. Mettiamo lei. Lascia. Subi bacio, almeno pensiamo un attimino. Mi devo affrontare. Però non mi fido molto, aspetta. Facciamo così. La ferrovia è davvero fantastica. Riesce a trasportarti con un incredibile, ma non c'è una ferrovia qui. Sono arrivati con un treno di canale. Ma non. Dove è? Tre, qua. Scusate. Non è normale, vabbè, potevo tenerlo, però non mi fidavo molto. Però mi arrivano qualcosa nel muso attivo, perché è buio e muore moltissimo, guarda. No, sintesi. Vorrei, ma non ho niente da toglierti. Ecco. L'acciaio fa un po' più... c'ha più pipì. Vabbè, un po' legale questa cosa, però... ti giuro, non so che faccio.
fisica. Sì. Allora, qua c'è qualche oggetto, qualcosa? Sì. Aggiustare, vabbè, non mi sembra. Però, si sa mai. C'è un oggetto. E la ignoreremo. Qua c'è un blocco, un muro. La strada, siamo costretti a passare di qua, ma niente, stiamo arrivando, ma c'è tipo un mezzo bosco e non ho ben chiaro dove. Fare quella mossa, per arrivare a quella mossa dobbiamo passare da sinistra. No, dobbiamo affrontare quella signora. Sì, è probabile, dobbiamo affrontarla. Grazie. Indeed dovrebbe essere. Oddio, non male Indeed, mi pare. Siamo con un sonnifero. Che evita. Allora, sto sonnifero verrà malamente. Lo shock se gli fa male. Non è super efficace, ma gli ha fatto male. Ci piace. Lo reggi, lo so che lo reggi. Abbastanza da non fargli usare un fior tempesta. Top, 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 top. Indeed, un altro. Cambiamo. È normale, devo cambiarlo, mettiamo lui, vai. Facciamo molto prima. No,
Vivi. Morgrem. Perut. No, scherzo. Però lo ignoreremo. Devo dare vivita, rivitalizzare un po'. Se no, spero che siamo là, ma come fai tu mai? Mai. Benissimo così. Speravo in qualcosa di meglio, sarò sincero. Oh, ok, posso scendere. Se non sarebbe stata... Ok. Stiamo avvicinando. Picchedigli. Picchedilli. Centro Pokémon subito. Ciao Kurai, sì. Bene, andiamo alla stazione di Bradbury. Ok, fino a sì, certo, ok, poi basta, sinceramente. Dov'è? È normale. L'ho capito. Mi fa trovare sin dall'inizio, invece no. Bonjour. So perché siamo così, sarò sincero. Dai. Slow. Se tu non hai la tua, sì. Sì, dai. Facciamo così, va. No, va bene così adesso. No, se ne va via, bravissimo. No. Sì, sì, ciao ciao. Va bene, ora non dovrebbero più dirci niente. Vai, vai, non vai. No, veramente. Ogni volta che ci andiamo a curare ci doveva dire vai lì, vai là. Un attimo. Tanto di lì si muove. Se stiamo bloccando il traffico. Però non lo, cioè, se lo dice ogni volta che mi curo. Lunga.
capirei ogni 2-3, una volta al giorno, giusto per dire, oh, ieri non te l'ho detto, ma già oggi 3 volte, basta. Non so, c'ho qualcosa nel naso che sta dando fastidio, io. Grazie. Nella card. Ciao, guardala, va. Tanto nell'album non l'abbiamo mai. Ah, un po' triste comunque, cioè guarda quest'altri più seri, un po' più meno tu meri però, cioè. Poppy, la coppia più anziana di Galar, ha ereditato il suo stadio 70 anni fa da sua madre. Quanti anni ha questa? Ultimamente si è conto che so che sia un mondo un po' datato e sta cercando qualcuno che la sostituisca, ma noi sappiamo benissimo chi la sostituirà. Noi no, non voglio. Palla. Sapevo la Love Ball sarebbe arrivata. Sapevo tantissimo, era scontato. Ok. Lei, una missione abbiamo. È divertente perché se non sbaglio ci sono tipo dei quiz che noi non ricorderemo mai nella vita. Le risposte. Eccoci. Fa un triste allenatore. Prendiamo la nostra dunque di commissione attacca di una sorta di provino per un eventuale successore. Devi solo rispondere alle domande che ti fanno le artici da fronterai. Attenzione però, per sbagliare le statistiche in campo diminuiranno. Se invece rispondi correttamente, le tue statistiche aumentano. Il fermo magico dei Pokémon di tipo folletto. Bene, io vado a prendere posto. Sono sicura che mettete a fare quando farai sul serio. Allora, la mia idea sarebbe mettere Venusaur davanti, ok? Così tira del veleno. Però, meglio di no. Cioè, andiamo qui all'acciaio e via, fa male a prescindere. Andiamo, va. Molto bello teatrale questa cosa, molto carina. Dunque, vediamo se abbiamo qui qualcuno che viene in campo con l'estero. Inizia a provare. Lorella. Questo? Eccolo lì. Salve. Siamo comunque siamo sotto oro con questo coso. Questo, vabbè. Uccello enorme che è pronto a fare malissimo. Rosa, lui è bello nero nel mezzo lì. No, pioggia d'ancia no, per favore.
Slurpuff. No, continua, continua. La domanda ora c'era. Ma tutte e due in realtà. Da tutte e due lo sono. Da buono. Questa cosa non l'ho mai. Fate vedere ora che si vede efficace, to. T7. Bene, allora in realtà. Lo spedito non sono faccette rilevanti perché questa è una forza incontrollabile. Non ho capito. Vabbè. Ciao, sarà la prossima avversaria. L'avversario della domanda precedente, possiamo andare avanti. Non penso proprio. Wirlix. Salve. Aromatis. No, continuiamo. Evoluzione del nostro Sprizzi, che non avremo mai. Era Lorella. Alda, ricordiamocela. Vai, lanciati. Dai. Oh no. Non mi ricordo se ti chiede anche qualche frase. Oh no, è finita. Eccomi. Ho l'impressione che troppo sul tappo di diventare capolestra di un folletto. No, guarda. Non voglio, sinceramente. Olga. Allora, Morfrem, ok. Qui se non sbaglio tipo buio folletto, ma tanto abbiamo già visto che sapremo se gli facciamo male. E infatti gli facciamo male. Salve. No. Aia. Che vuoi? Ma mangiare l'omelette. Ma sono una sega, ma che domanda è, scusa? Io me ne... No, io... Che tanto... Sì, dovrebbe essere Atena o l'evoluzione, non mi ricordo come si chiama, l'acido, ma se non l'evoluzione dell'altra di Morcrem, che non mi ricordo. Ciao Olga, che bello. Lo fa, è tutto un palestra, non lei, quindi fa cool. Salve, possiamo andare avanti verso lo stadio, eh? Bene. Tanto qua c'è, sì, esatto, c'è un blocco di appunti. Nanda, il bocciato, puro. Talento le lotte che tanto che abbiamo visto, ma ragazzi, lo faccio un po' di capire. Poi due. Poi intelligente, va, vai, va. Sono due persone, hanno fatto l'esame qui, non capisco. No, certo. Anche un Corviknight sarebbe
facile. Vabbè, facciamo come un porta rimoto, dai, andiamo. Sì. Sostituisco ogni tanto che non capisco dove riprenda, perché boh. Va bene, aspetto l'ultimo esame. Dai. Signor Veneno Folletto, abbiamo fatto bene a mettere coso Venosaur, che non avremmo fatto molto con il veleno. Scherzando che Aridosso sta arrivando a... Nel Wild possiamo provare ad affrontarlo. Acciaio... Eh no, però è acciaio... Colletto. Che col veleno non gli avrò fatto niente. Domanda, o no? Non lo so, fata? La velocità non che mi servisse molto in realtà, però abbiamo un bel vendetta. Però è Folletto. No, Folletti non dovrebbe pagare un cazzo per me. Vediamo. Intelligente lo cura perché è in zona rossa. No, no. Rosa? No, però lo scialle viola. Acciaio, vai. No. Che chiesa, sì. Volante Folletto, quindi l'acciaio è di nuovo la soluzione migliore per qualunque cosa. No, no, aia, non so se aia, no, non aia. Se mi fa un'altra domanda l'altra. Posso... Oh, no, no. Ah, noi sappiamo che era 16, attiviamola. A morire comunque, cioè non è normale questa cosa.
Continuiamo. Ah, Fabio Gigalpermi. Bello. L'ultimo. Dinamazziamo. Dinametallo. Lasciate vivere. Una palestra. Casino. E iniziamo a fare sul serio. Paurissima quella vecchietta. Tra l'altro c'ha varie forme, c'ha varie tipo di decorazioni. I vari altri che hanno quelle decorazioni e sono anche di una pasta differente che gli cambia colore in base a anche al fatto. Tra l'altro si può questa volta. Mi sento un po' in colpa, ma neanche troppo. Yeah. In che caso ti apro l'ombrello, no? Colpita ancora di una terribile carenza di rosa, ma se sei una squadra davvero in gamba. Almeno abbiamo meno tempo come rosa in squadra, va benissimo. Prima ne avevamo 3. Poi è successo che sono stupido. Niente male, devo dire. Tuttavia non so come comunicarti che non è passato più io. No, volevo essere capo palestra, peccato. Dai, dammi una medaglia. Piacere. L'ombrello quando l'ha ripreso. Fino a 45, vai. Te che dico, toh, una bella MT. Sorry, bacio. Vabbè, già ce l'abbiamo, ma va bene. Tutta rosa, vabbè, dai. Di cosa sarà anche per mettere? No dai, no, cioè, no. Il veterano di imparare a salire tra le quinte. Vabbè, signora, 88 anni è lunga. Non so se effettivamente. Sì, in onore di la signora Poppy ci cambieremo la divisa. Non so come fare. Ancora con te? No, giustamente non la vedremo mai. Sto tutte le ma tu che era bellina in realtà, sai, tremenda. Acciaio un po' meno, ghiaccio monocromatica non è che sia chissà che, però mi piacciono molti motivi sulle gambe. Spettro no. Elettro carina, ma non importa. Forse qua mi posso, no, non lo posso scegliere qui. Ciao signor Pallino, ci vedremo. E là dica, non va. Knullerbug, ti vai ad accompagnarmi? Devi tornarci comunque, visto che è lì che si trova il prossimo campo palestra. Va bene. Ci piace questo viaggio rapido, tanto avremo sotto comunque volo. Chi è prossimo qui? No. Non è ben chiaro, però vabbè. Il prossimo non è Drago, Drago è l'ultimo. Siamo a Knullerbug. Aspetta. Che negozio è?
tutto questo? Non mi interessa. Io volevo cambiarmi veramente la divisa. Mettiamoci quella folletto. Questo la signora Poppy. È abbastanza tremenda come cosa, sarò sincero. La pelotta. Fuoco con me. Questa è da nuotatore. Dai. Vabbè, quanto sportivo. Muovilo, non lo vogliamo. Andiamo in giro così? Ma andiamo in giro così, ma che cazzo se ne frega su? Vorrei degli occhiali un po' più stilosi però a questo punto. Vabbè. Sì sì, aspetta. Signora, occhiali. No, questi sono... Chieda sui tondi. Ok, che taglia mettiamo? Nero, nero ci sta. Un tipo sfattista, tartarugato. Questo ti prego. Qualche zaino tremendo da... Dobbiamo renderlo più possibile. No, borsoni no, ti prego. Scarpe no, questi qui non... Felpa fantasia, guarda come siamo... Devo mettere questa. Vorrei poter zoomare sinceramente. C'è Gengar qui. Qua è male, però... Come questo si intona di Felpa fantasia, quest'altra no. Dai, così siamo tremendi. Sì. Scolorato, no, va benissimo. Guardaci. È lo zaino che vorrei togliere. Si può togliere. Non possiamo. Possiamo solo scegliere un coso meno peggio. Vabbè, però andiamo così. Troveremo uno zaino adeguato al nostro stile. Tra l'altro la nostra tessera dovrebbe essersi anche modificata. Dai, non è quello che siamo vestiti ora, però vabbè. C'è modo di aggiornarla, voglio... Vabbè, andiamo così. Aspetta, importante, salviamo. Non dobbiamo perdere la nostra personalizzazione. Allora, secondo me comunque dove ci farà andare... No, cambiamo lui. Lui che si incazzerà. Ah, mi avete dato bastardi. Ciao. Che c'è? Ti diverte a guardarmi ora che non sono più una sfida palestra? Sì, perché non ho niente da fare. In effetti no. Se bene, non puoi... Niente di minchia, diventerò un campione, va bene. Ok. Ragazzi, la natura è proprio genere, più carosa di così non si può. Perfetto, retto e contorto allo stesso tempo. Mi sembra sfacciante e intrigante. Cosa? Rosa. Complimenti. Adesso sembra sua nonna comunque. Sei Poppy, si può sapere che ti hai preso? Dimmi la verità, non ti senti detto con la Olive che prima ti ha usato per accumulare delle stelle e poi ti ha gettato via? Vieni con me. Unisciti a Rosa. E
Vediamola allora. Tu prosegui pure per Chichester, sei dove 7, no? Bene. Però sei 2. Allora, te la devo andare a destra. Ah. E poi su. Vediamo, penso che ci faremo. I Pokémon stanno bene, sì. Bene. Dimmi che c'è. Bene, dai. Ok, devo andare tutti e due su. Ah. Ah, già. Probabilmente c'è tipo, non mi ricordo, mi sa. Ora c'è un problema di... Op. Ah. Ignoreremo. Penso che andremo di qua. So che c'è qualcosa tipo questo. Bonbon fragolo. Serverà il Milkery per farlo evolvere una volta che lo dai. Questo quasi quasi lo diamo. Cioè, diamo palesemente alla volpe. C'è una volpe con gli occhi da sole o... Tutto... Visto che... Sì. Mi sembri un ragazzo gentile, forse puoi aiutarmi. C'è una persona che voglio molto bene, mi ha scritto una lettera. Puoi portargliela tu? Certo. Chiamo Pauline. A chi la devo dare però la lettera? Francis, vi da picchedigli. Allora, in realtà ci sta di ritornare a Piccadigli per dargli la lettera. Francis, anche perché così terminiamo l'episodio senza farlo troppo lungo questa volta, e la prossima è arrivare al centro Pokémon. Ah, lì è buono, all'altra palestra. Sì. Ok, dobbiamo trovare il signor bambino di tu. Come tuo nonno? Che cosa, non me la ricordavo. Scusi, lei no. No, lei non è il nonno. Ecco, bagno, non si vede, però tengo forse a sapere il no. Si può fare. Mystery Dungeon. Non lo farò. Scusi? Lei? Sì? Pauline, quanto tempo? Ma era una... Era un fantasma. Bene. Benissimo. Sì? Ottimo. Torniamo a vedere se la bambina è ancora lì. Non c'è più. Bene, ottimo. Bello sapere. Comunque, appunto, affronterei Hop, così non... così chiudiamo
più o meno simile come tempistiche. Ci dovrebbe affrontare, non ne sono sicuro. Ho cervello in pappa, però alla fine ti ho raggiunto. Bravissimo. Vieni come su percorso 7. Va bene. Arrivo. È che non mi fido del computer, devo assolutamente... Allora, chi potrebbe avere in squadra? Mi lascerei Corviknight davanti. Poi in base a... Qualche ultra volte la compro, anche perché dovremo affrontarlo un leggendario a un certo punto. Facciamo 20, dai. Grazie. Tu. Che mosse hai? Mega pugno. Ui, mega calcio. Fulmin denti. Ce l'ho denti. Non ho fatto in tempo. Però gelo denti lo prendiamo. Gelo denti dovrebbe poterlo imparare a Gyarados. Sarebbe una mossa che vorrei sì. Posto di splash, che mi sembra la cosa migliore, però voi non lo vedete, è coperto dalla mia vita davanti. No, un gelo denti lo potremmo insegnare anche a Tibull. Al posto, in realtà noi stiamo andando comunque fisici, siamo delle persone orribili. Mossa è utile, mossa è utilissima. È che mi spiace. Pensiamo un attimo. Allora, è comunque l'attacco più alto del coso. Non è neanche stanco. Vabbè, a posto di congiuro, dai. Poi se vediamo che c'è problematiche varie. Dai, ci è piaciuto quel gelo denti, sì. Anche un bel fulmin denti andrebbe fatto imparare a quel punto. Ma scusi, lei dov'è? Ah. Me l'avevi già detto. Mi hai detto, vediamoci sul 7 e combattiamo. Bello lui. Quando, come l'hai voluto tu questo poco? Una pietra? O con... una brutta persona per furbecco. Sì, l'altro mi ricorda un po' di quello di mio fratello. Bro, andiamo a usare le mosse super efficaci probabilmente. E almeno non ho quella merda di Charizard in squadra. Cinderace, cambiamolo. No, non lo cambiamo, non siamo stronzi, no. Lo mette lui in realtà, ma c'è a livello troppo basso al momento. Non mi fido di metterlo.
non vendetta, ovviamente è più veloce. Eccolo. Aia. Aspetta che arrivo, Maledizione, per essere... Vabbè, rifaremo per Forbecco, però... Non avrei proprio salto agilità. Prissimo Gyarados. Certo, trondata ci piace. Credo sia me la io mossa d'acqua, no? Posto di... Attenzione. Grande. Potremmo in realtà provarlo, però Parino non fa niente. È sottolivellato, però non è vero, è sulla nostra squadra che è troppo livellata, eppure abbiamo evitato quasi tutto possibile. Grande. Voltund, qui cambiamo Pokémon. Voltund è 3 Tivul, così gli fa Ossa. Vediamo se sta... Oh. Sono veloci? Ma in che senso? No, gli è rimasto uno. Non so cosa dirti, cioè ho tirato, potevi, vabbè, Snorlax, possiamo cambiare Pokémon. Ah, sono tentato di rimettere Corviknight. Snorlax, andiamo Corviknight. Questi momenti che fuoco comincia da dare in me. Ok, almeno se avesse la bacca. Come fa? Non avrei fatto così molto sconto. Maledizione paralizzata. Corviknight credo in te. Grande, mi frega un cazzo del paralisi. Ta-da, ta-da. Ma che sto facendo? Devo impegnarmi sul serio se voglio la mia squadra di meglio. Cioè, devi avere il mio stile. Quindi? Grande. Rinserisci. Deciso, voglio andare a Chichester. Vabbè, vai, molti. Prendetti il freddo. Direi che con... Sì, ora c'è tutto quel percorso laggiù. Facciamo che...
Si salva. Cos'è quel porco? Ah, ok, è Garvantolo. Era il culo di un Garvantolo. Noi siamo il 7. Qui c'è il 7. Andiamo alla settima medaglia. Quindi direi proprio che possiamo terminare il nostro episodio qui. Non volevo guardarsi, aspettarci. Ci proviamo. Deve fermarsi davanti. Gli prossimo oggetto. Perfetto. Dicevamo, la nostra storia per oggi termina qui, con un episodio più veloce degli altri, in realtà, anche se abbiamo fatto comunque un sacco di cose. Ringrazio di aver visto il video. Se vi è piaciuto, mettete un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi episodi o eventuali altre serie. Sempre abbiamo altre serie passate su Pokémon, ma anche su Yu-Gi-Oh! Eccetera. Comunque abbiamo più di 1000 video. Qualcosa che vi piace, dovreste trovarlo in teoria. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!